Sottigliezza, una carta che vuol dire tante cose, tanti mazzi, tanti momenti diversi, ma soprattutto vuol dire Modern Horizon 2 e oggi vuol dire, pensate un po', combo. Eh già, giochiamo un mazzo che non avrei mai pensato di giocare in vita mia, che ho sempre detestato, di cui ho sempre anche un po' detestato i player, devo essere sincero, perché era un po' gente che sai com'è, alla fine sai solo ciclare e poi fare un cascante. Signori, benvenuti alla mia league con Living End. Salve, ciao ragazzi, bentornati. Io sono Akira e vi chiedo come al solito una cortesia, un piccolo favore che ogni volta vi chiedo, lo sapete, like sulla fiducia prima di cominciare a vedere il video e se sei nuovo del canale, schiaccia su iscriviti perché trovi un sacco di contenuti divertenti su Magic Online, Magic Arena, Magic the Gathering, Magic Commander, Magic come te pare a te. Allora, dicevamo, quindi Living End, subito deck tech con questo mazzo. E sì, tech con un risultato Lega Bang che era della live. Allora, signori, c'è tanto da dire, ok? Quindi preparatevi per questa deck tech perché comunque sarà, diciamo, abbastanza lunga. Ho giocato questo mazzo. Molti di voi se ne saranno anche accorti. Ci sono i miei risultati postati nella challenge, perché ho fatto top 32 con questo mazzo nella challenge di domenica scorsa, quindi l'ho giocato un po' e devo dire che effettivamente è un mazzo molto 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 forte e che se penso a un combo per il formato modern probabilmente penso a questa roba qua, considerando anche che io non vedo però diciamo Cascade come un combo. Cioè, quello è un mazzo che gioca due carte violente che fanno dei rinoceronti 4-4, non è che proprio ti uccidono, no? Questo mazzo in verità ti uccide. Allora, perché giocare questo mazzo Living End rispetto a Cascade se vogliamo giocare con la meccanica di cascata? Allora, la grande differenza tra i due mazzi è una sola. Dove Rino e Celle sono chiaramente le partite più o meno o fair o insomma non meno diciamo dove comunque l'avversario vuole giocare un Magic normale perché comunque a 3 fare 2-4-4 con Trample è tanta roba e avere delle spell come Blazing Borrower giocano 4 sottigliezze anche loro. Addirittura giocano Jace, Fire Ice, eccetera. È comunque sicuramente una garanzia per riuscire a giocare una determinata partita abbastanza serenamente. Ecco, Living End cosa cambia? Allora, da una parte, quindi il mazzo Cascade non ha bisogno di setup. Cioè, fondamentalmente gioca nel suo mazzo i 4 Crashing Footils, gli 8 cascanti, non deve setappare niente e usa tutte le altre carte per reagire alle situazioni di gioco. Living End invece deve setappare. Perché deve mettere al cimitero i suoi cascanti, scusate, i suoi ciclanti, poi vediamo bene quali giochiamo e perché. E dopo averne messi, solo dopo averne messi un po', funziona Living End e quindi si rianimano tutte le creature che ci sono al cimitero e si vince poi con l'attacco successivo. Bene, quindi dicevo, magari avrete capito da soli la differenza qual è. La differenza è che Rino, se viene aggredito, soprattutto nei primi turni, e poi insomma, oltre a fare quei 4-4, non ha magari risposte a un pezzo volante, a degli altri burn spell, eccetera, fondamentalmente muore perché non è che la sua, appunto, non è una combo, il suo cascante fa qualcosa alla board degli avversari. Living End invece è proprio questo mazzo qui. Rino non si trova benissimo a combattere contro Dragon Rage Channeler, che è una 3-3 volante a una certa, per esempio. Non si trova bene contro Murktide Regent, che è più grosso dei suoi 4-4. Living End invece, che cosa fa? Quando fa il cascante, esilia, cioè elimina tutto ciò che c'è in board per mettere i pezzi che stavano nel cimitero. Questo rende il mazzo molto più consigliato se il meta è diciamo aggressivo, se il meta comunque sia si rivela pieno di mazzi a creature, come in questo momento il meta è.
e non ho provato a giocare Rhinos, quindi onestamente poi questi sono diciamo dei ragionamenti che io faccio comunque alla luce del fatto che col mazzo ci si trovi veramente benissimo in Lega, veramente veramente bene, perché tanta gente concede basta da questo tipo di strategia, però ha i suoi pro e i suoi contro, ok? Quindi questo è, diciamo, il per descrivervi, diciamo, proprio il perché giocare questo mazzo, anzi un altro è perché giocare questo mazzo. Ora andiamo a definire la lista. Questa lista non si deve chiamare Living End, ma si deve chiamare Grieving End, cioè questa lista fa un utilizzo spasmodico molto importante delle incarnation che ha a disposizione. Gioca infatti 4 Griff e 4 Subdeli. Perché sono forti queste carte? Allora, Living End è un mazzo che comunque tende a risolvere la partita appunto con 3 mana quando farà il suo cascante. Non ha bisogno di tante carte, anche perché se ha messo, anche se ha avuto il tempo di utilizzare 3 singoli mana e ha messo una 4-3, una 4-4 e una 5-5, solitamente la partita è finita, ragazzi. Non è che l'avversario ha a disposizione tanti turni per difendersi da questa aggressione qua. Griff rende questo mazzo ancora più forte perché la possibilità di picciare e quindi esiliare una carta nera e giocare Griff. Griff poi va al cimitero. Quindi le incarnation in questo mazzo qui sono fortissime perché possono essere giocate e poi verranno rigiocate dal cimitero. Quindi Living End ha la possibilità di giocare per esempio contro la side avversaria. Sono io on the play, faccio Griff, ti vedo calice, te lo scarto. Living End così ha la possibilità di giocare contro gli altri combo. Living End ha la possibilità di giocare contro i control, magari levando Teferino, che è una carta che ci uccide in G1, a cui noi abbiamo una sola risposta, oltre alle Force of Negation. E quindi questo tipo di incarnation davvero aiuta tantissimo il mazzo, anche se dovete stare molto attenti perché Griff ogni tanto non lo aiuta, perché se vi tocca scartare una creatura poi sappiate che quella creatura tornerà. Un giorno a un tizio che giocava Titan Shift io gli ho trovato 2 titani primitivi in mano e sono morto così, perché il titano primitivo dell'avversario mi ha ucciso ed è tornato grazie al mio Living End. Subtly, perché vi ho fatto vedere Subtly all'inizio, anziché il mazzo si chiama Grieving End, abbiamo parlato tanto di Griff, ne gioca 4 e questo ne gioca 3, perché? Perché Subtly in questo momento è ancora più potente, è ancora più forte, perché è l'incarnation con cui si riesce a gestire Ragavan, con cui si riescono a gestire le minacce, con cui si riesce a gestire una carta come Murktide Regent, con cui si riesce a gestire Teferino, proprio che ci uccide. Se no questo mazzo sarebbe morto e basta da Teferino, non puoi giocare contro Teferino, invece Subtly ti dà questa possibilità. Quindi, tra l'altro mi sono accorto che iniziando la deck tech non vi ho neanche detto che cosa fa questa carta che dà il nome al mazzo. Living End è una carta con sospendere che si sospende a 4 mana e dura 3 turni, quindi tantissimo, che fa un effetto di una carta di Magic che già esisteva, che adesso non mi ricordo il nome ma che sicuramente mi ricorderete voi nei commenti. Fondamentalmente scambia la board e il cimitero di tutte e due gli avversari, quindi se ho delle creature in board vanno esiliate al cimitero, quelle del cimitero tornano all'interno del campo di battaglia. Siccome la carta è wordata in maniera particolare, each player exiles all card from graveyard, questa carta passa attraverso la famosa gabbia del becchino. Gabbia del becchino non influisce minimamente con la combo di Living End, ok? Quindi, detto che cosa servono le incarnation, detto che cosa serve Living End, i cascanti sono le carte che ci permettono di giocare Living End a 0. Cosa ha nella deck construction di male questo mazzo? Non può giocare spell a 0, 1 o 2, perché se no chiaramente un cascante le tirerebbe fuori sia in main che inside, non le potete proprio giocare a meno che non volete fare delle cose pazze. Se il mazzo diventa super mega iper comune, allora magari della gente ha voglia di giocare matta e giocare post side levando i Living End, e perché tanto metterebbero le creature del cimitero dell'avversario in gioco,
e mettendo dai cascanti la side, per esempio Calice del Nulla, Rest in Peace, quindi la Calice del Living End. Questo era un trucco che devo dire che insomma mi ha insegnato il grande Mr. Marra, che effettivamente lo faceva ai tempi in cui Living End si giocava nei colori Jund e si giocava in moda, perché tutto nasce da lì, ed era un mazzo, ripeto, molto antipatico, perché non c'è una partita di Fair Magic che questo mazzo perda, a meno che non si chiodi. Quindi le Incarnation, che poi sono 4 con la quarta Subtle Inside, i cascanti, Violent Outburst, a 3 mana, tutte le creature più 1 più 0, Cascade, quindi fa Living End, e poi ovviamente l'ingresso di Shardless Agent, che aiuta questo mazzo nei colori, perché intanto è una carta verde-blu e può essere picciata con Subtle, o può essere picciata con Force of Negation, o può essere picciata con Force of Vigor, e in più non serve appunto giocare il nero come colore, e si può giocare il blu, che invece serve di più, perché se no il mazzo sarebbe dovuto essere Jund, giocando una carta come cascante che non è che sia proprio fantastica, e quella che dice che una creatura non può bloccare Cascade. Invece Shardless Agent risolve tutti questi problemi. Ovviamente Ardent Plea è escluso, perché il bianco è l'unico colore che non giochiamo, anche se in verità il mazzo è un rug, quindi rosso, verde e blu, di terra nera ne ha solo una, pensate. Quindi cascanti, Violent Outburst, Shardless Agent, e abbiamo detto che cosa gioca questo mazzo. Poi andiamo a vedere il bread and butter del mazzo, si chiamano ciclanti. Fondamentalmente quello che il mazzo vuole fare nei primi turni è un mana ciclo, 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 o zero mana ciclo, fino a quando il cimitero non è pieno. Andiamo a vedere quali sono i nostri castanti. Architects of Will, una 3-3 del cavolo, che però quando entra guarda tre carte e le mette come gli pare. Serve molto per setappare la fine dell'avversario, perché se gli metti terra in cima è morto. Subtly non è un ciclante. Curator of Mystery, secondo me è il ciclante più forte, perché è 4-4, non muore da Bolt, che è una cosa importantissima. Quando cicli fai scry 1, top, veramente top. Anche Street Freight è importantissimo. Intanto una carta nera che si piccia con Griff, e secondo poi si cicla a 0. Ciclare a 0 significa che in molte situazioni, anche poi ve lo dico, anche Subtly, avendo flash, si può scartare a 0, perché non deve avere target questo affare per essere scartata e per arrivare al cimitero. Questo molte volte si può giocare contro la side degli avversari, come per esempio Soulguide Lantern, Tormod Crypt, Relic of Progenitus, grazie a Street Fright. Si tengono gli Street Fright in mano, si aspetta l'azione dell'avversario, dopo l'azione dell'avversario si ciclano gli Street Fright e almeno si rianimano quelli. Tutto quello quando c'è Living End in pila. Windcaller Raven a 6, una 4-3, veramente questa di merda, muore anche da Bolt, quando la cicli però da volare a qualcuno. Poi c'è questo affare che a 7 è una 5-5, bellissimo Hexproof, vengono tutti da Amonkhet questi cinclante, questo mena di brutto perché c'è Hexproof e non muore da No Lit. E poi c'è Waker of Waves, signori, 7-7, le creature che gli operano e controllano meno 1, meno 0, però non si cicla 1. Questa la scarti a 2, poi guardi due carte, una la metti in mano e una al cimitero, quindi questa potenzialmente a 2 mana ti dà praticamente due creature al cimitero, se stessa e la creatura altra che tu troverai nelle due carte che sono in cima al tuo mazzo, e se c'è un ciclante pure quello. Allora, dov'è che è interessante meno 1 meno 0? Intanto è 7-7, quindi non muore da No Lit, ma quel meno 1 meno 0, ragazzi, ci crediate o no, Magic è un gioco straordinario, Modern è una modalità bellissima. Ci ho vinto contro Velociumancos, come si chiama lui, quel drago che quando attacca rivela carte finché non trova una carta che costa di meno e la casta. Si gioca in Historic, è un combo in Historic, anzi era un combo perché Time Warp non esiste più. In Modern esiste ancora Time Warp, e dando meno 1, meno 0 a quel drago ho vinto una partita. Waker of Waves, chiaramente, carta della Roma. Attenzione. Questa è una carta della Roma. Bene, bene, signori. Chiudono la lista due Force of Negation, che ci servono assolutamente per gestire eventuali pezzi di 8 main deck, ma soprattutto per gestire Teferino. E poi contro possono essere un po' riciclate, perché tu puoi fare Violent Outburst, vi ricordo che è instant, fai quello e fai Force of Negation, sempre tutto a gratis. Allora andiamo a vedere la side. Allora siamo di fronte a un combo ovviamente ha paura del late, quindi 1
un Foundation Breaker, due Foundation Breaker, tre Foundation Breaker. Cosa fanno? 4 mana, carta di Modern Horizon, molto molto forte. Entra, distrugge un artefatto, un incantesimo a 4. Volendo a 2 lo evocate, quindi va anche al cimitero, è perfetto. Entra a 2, spacca Rest in Peace, Rest in Peace viene spaccato, lui va al cimitero, se esce fuori un'altra cosa, quando lo rianimerete, distruggerà quell'altra cosa. Ottima carta. Force of Vigor, ovviamente. Allora ragazzi, io siderei sempre Foundation Breaker. Force of Vigor perché è qua? Per Blood Moon. Perché il mazzo ha una basica verde, non ha altri modi per fare verdi. Se voi avete Foundation Breaker in mano e vi hanno preso con Blood Moon, siete morti. Nei matchup in cui c'è 8 e Blood Moon, dovete giocare anche Force of Vigor. Ma tanto poi, insomma, quando becchiamo quel matchup, ve lo dico. Dead Gone è la nostra risposta a Ragavan, fondamentalmente. È una carta che fortunatamente costa 4, quindi non si può neanche, come si dice, con Inquisition of Kozilek scartare. E a 1, visto che è una split card, fa 2 danni a una creatura. Non solo Ragavan. Allora, qual è il matchup più terribile di questo mazzo? Guardatelo e rispondetevi da soli. Dai, mettete pausa prima che io vi dica la risposta e scrivete nei commenti. Il matchup più terribile di Living End è Umani. Perché? Perché Meddling Mage è entrato nel campo di battaglia. Umani è un matchup a creature, quindi voi lo vorreste uccidere proprio facendo Living End, perché gli levate tutto l'aborto. Lui fa Meddling Mage, non potete più fare questa cosa. Dopo che ha fatto Meddling Mage sul Living End, basta che si tiene un altro Meddling Mage per Brazen Borrower, lo copia, non avrete più chance. Quindi dovete assolutamente giocare una carta come questa per Meddling Mage. Vi ricordo che Meddling Mage poi, quando prende il primo segnalino, vi sfugge praticamente. Quel matchup praticamente siete morti, semplicemente mettete che siete morti. 4 Line of the Void per giocare il Mirror, per giocare i matchup in cui è davvero importante che le creature dell'avversario non ritornino in campo di battaglia. Forse va messo anche contro i titani, ok? Se ha modo per lui per scartarseli, perché se no levate Griff e non fate un soldo di danno. Quarta Subtly, che appunto ci servirà nei matchup in cui noi vogliamo assolutamente sopravvivere all'aggressione iniziale o levare un Planeswalker. Terza Force of Negation, seconda Brazen Borrower, che comunque è un cacciolo importante, Brazen Borrower. Io ho visto, tra l'altro, Rhinos ne gioca 4, noi ne giochiamo solo 2 e vorrei effettivamente salire a 3 levando questo Mystical Dispute, che in verità molti non si aspettano e mi ha salvato più di una volta. Bene. Se avete domande sul mazzo, chiedetemelo. La mana base non c'è niente di speciale, c'è solo una Sunken Ruins. E ringrazio comunque questo chi mi ha, diciamo, Jacopo Giacomoni, che è un mio amico con cui io vado a giocare cartaceo, e lui che mi ha convinto ad utilizzare questo mazzo. Effettivamente i risultati, ragazzi, sono stati molto buoni, perché ho fatto 2-4-1 di seguito, una top 64 una challenge, una top 32 una challenge. Mi sembra di essermi comunque portato a casa parecchi ticks, e il mazzo mi piace comunque molto. Devo dire che, ripeto, è un mazzo scorretto. Sì, è un mazzo combo, sì, come tutti i mazzi combo. Se Oppo c'ha risposta, bene, se Oppo non c'ha risposta, muore. Giusto, no? Anche Storm, no? Quando c'è risposta, vivi. Quando non c'è risposta, muori. Banale, sacrosanto, vero così. Poi, chiaramente, bisogna cercare di fare le giocate giuste, perché non è un mazzo banale. Anzi, rispetto alla versione Jund che girava tanti anni fa, che sicuramente anche quello non è che è solo ciclo e faccio un cascante, anche se in verità in certe partite è così, questo mazzo ha molte più decisioni, molte più scelte, molte più incognite, perché giocare le Incarnation e giocarle bene, e giocare Force of Negation e giocarla bene, è molto molto complicato. Bene ragazzi, pronti? Via! Andiamo a giocarci la prima partita e poi domani e dopodomani chiaramente concluderemo la League. Chissà, magari facciamo un altro 5-0, no? Negli ultimi League sono andato 4-1, 4-1, 5-0, eh? Il vostro Aghirone nazionale comincia a fare così con a tutti gli hater, a gente che veniva a dirmi sei il più scarso giocatore che ho visto giocare a Magic e cose del genere. Ok, questa mano qui sembrerebbe una mano di merda, perché allora questa mano ha il cascante, quindi sembra buono. Ha 1, 2, 3 ciclanti, ha una terra sola, ma siamo un dedro, ma più che altro c'è Griff, la tengo. Se non trovo terza terra muoio, ma in verità mi basta la seconda, perché ho la balena,
Quindi io con la balena credo, spero e penso di potermi garantire la terra numero 3. Vediamo se ho ragione. Ok, Abundangro. Forse lui non è un mazzo a creature, ma tanto lo scopriremo subito. Abbiamo il ciclante nero. Arriva Griff. Ah, lui è Enchantress. Enchantment, come si chiama? Molto molto forte contro di noi, perché gioca main deck un sacco di pezzi antipatici. Allora, questo gli dà mana. Io non sono ancora sicuro di fare di terzo Living End, però metterlo al cimitero significa farglielo giocare al cimitero. No, levo Abundangro, faccio questo. Allora, potrei pescare un'altra Griff, quindi ciclo in questo momento, ma non la pesco. Pesco la seconda landa che volevo, non c'è problema. Lui effettivamente farà abbastanza mana, perché lui adesso fa la creatura e poi farà mana con la creatura e poi è morto. Ora, se peschiamo la terza landa, ovviamente mettiamo questi due al cimitero e non la balena. Ma se non la peschiamo, balena tranquilla. Non fa neanche il... non l'abbiamo pescata. Allora, qui a scegliere verde o blu o verde rosso è un po' rischioso, ma va bene. Scegliamo il verde, semplicemente perché Shardless Agent è tutto verde. Qui abbiamo due ciclanti e doppia balena. Non ci volevamo ritrovare in questa situazione, però ora facciamo balena e guardiamo. Noi in pratica dobbiamo trovare landa in tre carte. Landa rossa. Ora sarebbe molto figo che tu facessi l'altra creatura, che così può morire dal nostro Living End insieme a Destiny Spinner. Però immagino che lui non sia così scarso e aspetti. Comunque Destiny Spinner chiude le partite, eh. Lui non fa niente. Quindi, tra l'altro, non c'è. Io metto il cascante in mano per un pro futuro, diciamo. Spero di pescare terra. Non l'ho pescata. Ciclo. L'ho pescata. Allora, farlo adesso cosa significa? Niente, no, significa io aspetto, vedo che combina Oppo. Se Oppo fa un'altra creatura, molto bene. Lui adesso qui che può fare? Il tutore? No, perché il tutore, no, che dico? Che tutore? Quello mica è tutore di creatura. E vabbè, io questi due danni comunque non li voglio prendere, quindi sti cazzi, fai quello che dà mana dopo. Anzi, te lo posso pure scartare volendo. E come vedete, tra l'altro, molto più facile che dal vivo. Questo è uno dei pochi mazzi che su online si gioca meglio che dal vivo. E Oppo ci concede. Allora, fortunatamente abbiamo molta side. Eccolo qua. Non gioca le line del nulla, quindi Force of Negation è ancora forte, perché lui le deve castare le sue robine, e quindi Brazen Borrower pure. Come si sai da col mazzo? Allora ragazzi, il mazzo dovete cominciare dalle Incarnation, perché sono le carte che non vi danno quel vantaggio che volete per quanto riguarda il ciclare e così via. Quindi nei matchup dove Subtly è brutta o nei matchup dove Griff è brutta, subito levarli. Quindi in questo caso Subtly non serve un cazzo, ce la possiamo tranquillamente dimenticare, giusto pitch per Force of Negation. Griff quanto è forte? Griff potrebbe essere forte turno 1, ma non è forte tendenzialmente andando avanti con la partita, quindi ne leviamo due. Leviamo una balena e un ciclante. Ragazzi, cercate di ridurre al minimo l'intervento sulle balene, cioè sui ciclanti, perché il mazzo senza i ciclanti non funziona. Non funziona. Tra l'altro qui potevamo levare, infatti guarda lo faccio, proprio perché ho messo tre Force of Negation. Levo un ciclante nero, nonostante si faccia zero mana, sì lo so, è più bello, perché si fa due vite e qui le vite non sono rilevanti. Però avendo levando Griff, che comunque aveva bisogno delle carte nere, ma avendo aggiunto una forza che ha bisogno di carte blu, ne ho tantissime, ma
non voglio rischiare. Le Force of Negation può prendere veramente tutto, può prendere Rest in Peace, Calice del Nulla, questi possono giocare qualunque, la qualunque contro di noi, veramente la qualunque. Ok, abbiamo Force of Negation, abbiamo una carta di side, abbiamo un ciclante solo, ah no, due. Questo è già un mulligan a 6, però è un mulligan a 6 con le carte giuste. Questa carta qui per noi è completamente inutile, l'unica cosa che quella carta fa per noi in mano è se pesco Griff adesso. La cosa non è proprio semplicissima. A terra non ci abbiamo più problemi. Ciclo. Non ho trovato Griff. Va bene, avendoci risposta al Rest in Peace. Caspita, l'ho trovata Griff. Vado a ciclare Street Wright. Non l'avrei mai ciclata Street Wright prima, eh? Perché? Perché me la tengo. Se io ho Foundation Breaker, posso risolvere Rest in Peace e ciclarla successivamente. Ok, eccola qui, Rest in Peace. Per me è la carta che devo levare. Le altre sono creature che levo col ciclante. Sì. Ma Rest in Peace, in verità potevo tranquillamente anche fregarmi Rest in Peace, perché qui ho un 2x1. Ma a questo punto sto facendo 1x1 sul Rest in Peace. Fammi vedere che carte gli hanno. Ok, Abundant Grow, cerca di pescare una terra, quindi lui ha tenuto monoterra per tenere con Rest in Peace, che ha perso. Adesso vediamo che cosa fa con questo mana bianco, se riesce a fare la creatura. Sì, ha pescato terra, quindi fa questa creatura qui che purtroppo dà un sacco di mana, oltre che una mano. Noi non abbiamo il ciclante, scusate, il cascante. Non è che è proprio festa per noi, perché le creature, ripeto, le uccidiamo con Living End, però senza cascante è difficile. Va bene, Sanctum Weaver entra nel campo di battaglia, nuova carta anche questa di Modern Horizon 2. Tra l'altro tutte queste carte muoiono da Foundation Breaker, ma io non ho appunto il mana verde oltre. Infatti effettivamente qui non è che mi manca il cascante, qui mi manca proprio il mana verde. Se si è avuto mana verde qui, faccio primo Foundation Breaker, ammazzo questo forse, secondo Foundation, perché non voglio ammazzare creature che poi rientrano, secondo Foundation Breaker forse a quel punto una creatura, insomma. Allora, andiamo a vedere se ci... Noi qui dobbiamo pescare in due carte. No, non possiamo fare cascata. No, non riusciamo in nessun modo. Qui dobbiamo pescare mana verde. La prima cosa è mana verde. Questo è. Comunque, abbiamo risposta, ripeto, al suo pezzo di odio. Quindi questa è una cosa positiva. Lui addirittura passa. Non so bene perché. Madonna che sfiga. Questa situazione qui, quella in cui abbiamo esiliato un Living End e un Living End al cimitero, ragazzi, succede ogni tanto, cioè nel senso, e quando succede non è bello, cioè noi adesso non abbiamo più la possibilità di, cioè noi potremmo fare un solo Living End nella prossima partita, cioè nella prossima partita, in questa partita, questo mazzo e questo mazzo qui. Abbiamo trovato il cascante, non abbiamo sempre il mana verde, però certo ho quella Force of Vigor che è molto forte. Gli levo... no, aspetto. Volevo levargli in upkeep il mana, perché questo è un mana in più. Ma tanto mana ce l'ha da qua. Avrei potuto levargli queste due carte. Va bene, pesca. Qui, caspita, il mio pitch blu comunque per il pezzo di odio è grave. Cioè, se fa un altro Rest in Peace vado al cimitero. Sterling Grove invece cercherà una roba che poi lui pescherà qualcosa. Io qui posso ammazzare questo e questo, lui però prende 3 mana e poi fa tutto. Non mi piace la situazione, non mi piace per niente. Lui può prendere un altro Rest in Peace, io devo trovare assolutamente un pitch blu che non trovo. Vabbè, la faccio risolvere, per risolvere poi con questo il prossimo Rest in Peace. Non lo so, forse è una mezza cazzata. Forse è una mezza tutta una cazzata. Lui è sempre rimasto open. Sta terra verde, niente. Vediamo se arriva qui. E arriva tappata.
Quindi io ho sempre solo un singolo pitch per la Force of Negation. Che palle. Non potevo fare altri menti, quindi insomma. Quindi lui qui mi rivela cosa? Rest in peace, immagino. E io devo fare forza. Non posso perdere tutto il cimitero. Giusto? Oddio, forse in verità posso perderlo. Poi fare Force of Vigor e poi Foundation Breaker su un altro pezzo. Ma sapete che forse effettivamente ci sto? E poi Foundation Breaker ritorna, rispacca un incantesimo. Vediamo che cosa prende lui, eh? In mano che io conosco ha una Destiny Spinner e una Sanctum Weaver. Ci pensa e fa Enchantress Presence. Perfetto, allora la mia Forza of Vigor proprio è bellissima. Mo fa Enchantress Presence e via. Certo, questo gli dà un sacco di mana, però io spero che poi appunto non... Ok, questo va bene. Al primo spell che faccio è questo. Io gli spacco questo e questa. Che poi rientra al cimitero. Oddio, forse effettivamente non glielo spacco. Gli spacco Utopia Sprawl. Con in pila la pescata. Certo, se tira fuori Rest in Peace sono un po' nella merda, però vabbè. Non voglio fargli pescare altre carte, dai. Allora, qui se tira fuori Rest in Peace, io devo fare Force of Negation e poi cercare in tutti i modi che non so quali sono di pescare un altro cascante, cosa che non è per niente scontata. Se non fa Rest in Peace, andiamo a comandare. Perfetto, quello muore da Living End. Altri due mana per altre cose che muoiono da Living End, ce l'hai? Sì, ci avrebbe Sanctum Weaver, infatti che lo fa pescare. Perfetto, tutto muore a Living End. Preparatevi alla concessione istantanea. Aspetta, no, perché può ancora farmi, per esempio, Calice del Nulla a 0. Invece no, perfetto. Io avevo già messo F5. Terra, verde, blu, in colore, ciao. Credo che Oppo conceda. Perde tutto. Tra l'altro, cos'hai in mano e in cima al mazzo? Vedete a cosa serve Architects of Will? Perfetto. Li avrei messo in cima terra e via. Ma tanto con un attacco poi lo ammazzo. Bene, prima partita direi super tranquilla e bella. Ragazzi, sono in un periodo estivo un po' particolare, non so se c'è la live come ogni lunedì sera, spero di sì, a dirla tutta, quindi in caso ci vediamo questa sera con la live. Detto questo, signore e signori, fuori gli attori, sempre la stessa battuta, basta. Volevo dirvi che se volete giocare ecco questo mazzo con Mana Traders, veramente si riesce a fare tranquillamente, non c'è Ragavan che costa milioni di dollari, potete tranquillamente utilizzare il codice di sconto Akira per il 15% di sconto su tutto l'abbonamento per i primi 3 mesi. Quindi avete uno sconto super, soprattutto se fate l'abbonamento medio, che è ottimo per giocare su MTGO e per farmare un po' di dix come faccio io. Quindi ragazzi, molto rapidamente ci vediamo questa sera alle 9 in live. Se non ci vediamo questa sera alle 9 in live, ci vediamo domani con la continuazione di questa leak. Grazie per aver guardato.